di cessione, e molte volte la provenienza di questi prodotti e la difformità fra prodotto e provenienza potrebbe essere un motivo di perplessità in ordine alla cessione. Mi chiedo se queste valutazioni sono state effettuate e se magari non è il caso di effettuare una scannerizzazione più accurata di tutte le irregolarità di etichettatura che possano, tra virgolette, tranquillamente, chiuse virgolette, consentire comunque la cessione. Questo ovviamente, da questa spiegazione poi dipenderà il parere, il voto di Forza Italia su questo emendamento. Grazie, onorevole Fiori. Grazie ancora per chiarire al collega Sisto, ma in tutto il provvedimento noi abbiamo cercato di valutare fino in fondo il fatto che i prodotti siano a posto dal punto di vista igienico-sanitario, che non abbiano problemi o che soltanto possa insorgere il sospetto di tale rischio. Noi riteniamo che questa formulazione approfondita anche con gli uffici sia sufficiente e l'abbiamo riportato in altre parti del test. Grazie. Non ci sono altri iscritti a parlare. Parere favorevole del relatore e del governo. 3.56 Fiorio, la votazione aperta. Greco. Grazie, se glielo possiamo fare. Ah, sì. Romele. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 429, votanti 425, astenuti 4, maggioranza 213, favorevoli 370, contrari 55, la Camera approva. Siamo al 3.57 Gagnarli, prego, onorevole Gallinella. Grazie Presidente. No, l'emendamento che noi abbiamo proposto al comma 5 era solo per chiarire che, visto che si parla di attività di donazione, coloro che vanno a fare servizio e prestazione presso un'azienda agricola siano loro stessi responsabili. Si voleva chiarire meglio, proprio per evitare qualsiasi, diciamo, responsabilità dell'azienda stessa che offre il prodotto, insomma, ecco, tutto qui. Quindi c'era un richiamo alla sicurezza sul lavoro che sicuramente, secondo noi, poteva, ecco, chiarire meglio il passaggio. Grazie. Parere contrario del relatore, onorevole Sisto. Grazie Presidente, noi ci asterremo su questo emendamento perché siamo convinti che nessuna norma possa esemplificativamente escludere la necessità di rispettare il testo unico in tema di sicurezza sul lavoro. Quindi,